Benissimo, buongiorno. Oggi vi preparo un piatto estivo. Faremo dei pomodori ripieni con tonno e maionese. Ed andremo a vedere anche come preparare una maionese fatta in casa in modo molto molto veloce. Ok? Benissimo. Quindi abbiamo bisogno un uovo che prendiamo subito, prendiamo il nostro bel ovetto, eccolo qua, prendiamo un uovo, un recipiente per poter utilizzare il nostro cullatore ad immersione. Abbiamo già preparato un vassoio con delle uova sode, l'insalatina, carota, cetriolo, un piatto tipicamente estivo. Tonno, un po' di... Ciao Agata, ciao Andy, del basilico, limone, olio extravergine e i pomodori. Questi sono i pomodori cuore di bue. Cosa importante, sono privi di nighe, quindi chi ha problemi con le nighe questi pomodori li può mangiare. Sono già stati puliti, depiccioliamo. E per il momento li lasciamo qua. Dedichiamoci ora alla maionese. La faremo in modo molto molto veloce. Quindi rompiamo il nostro uovo nel nostro recipiente. Cominciamo a mettere un po' d'olio, o se serve ne metteremo dell'altro, poi vi dirò la quantità esatta che prenderà. Cominciamo a frullare. Questo modo molto semplicemente l'uovo intero, mettiamo ancora dell'olio, può andare a metterci anche della semola. Ciao Fred! Ecco qua. Andremo a svuotare i nostri pomodori della polpa, poi uniremo la maionese con il tonno e riempiremo i nostri pomodori in modo molto diverso, infatti, anche per mangiare i nostri pomodori. Io finisco di montare la maionese e poi ci rivediamo, se no vi sto tediando con questo rumore. Ci vediamo tra un po'. Bene, eccoci di nuovo qua. Abbiamo preso un recipiente più piccolo così si vede meglio.
La nostra maionese è pronta. Allora, un uovo e 50 grammi, mezzo bicchiere di olio. Questo è quanto. Pizzichino di sale, poi mettiamo un po' di limone e un pochino di aceto. Li mettiamo appena una spruzzatina di aceto. Ecco qua. E mettiamo un pochino di limone. Per la nostra maionese. Ecco fatto. È sufficiente. Con il tonno, quindi l'abbiamo allentata un pochino, che è meglio. Ok, bene. Adesso prendiamo un altro recipiente e ci mettiamo il nostro tonno. Eccolo qua, l'abbiamo scolato dall'olio, mi raccomando. E andiamo a schiacciare con una forchetta, lo rompiamo per benino, e ci mettiamo la nostra maionese. Prendiamo un cucchiaio e mettiamo la nostra maionese, e mescoliamo. Posta, vi dicevo, magari se allenta un pochino è meglio. Facciamo la nostra salsa tonnata praticamente, però bella consistenza, con un bel po' di tonno. Bene, questa è pronta. Ok, adesso prendiamo i nostri pomodori che abbiamo già pulito, abbiamo ben lavati, e li andiamo ad aprire in questo modo. Ok, ecco qua. Poi cerchiamo di intaccare la polpa, senza rompere il pomodoro. Con un cucchiaio lo toglieremo. Adesso prendiamo il cucchiaio e togliamo la polpa. Eccola qua. Vedete? Abbiamo praticamente. Ecco qua. Benissimo. Perfetto. La polpa la possiamo fare a pezzettini e la mettiamo nella nostra salsa. Possiamo mettere anche questa nella nostra salsa. Tant'è una bella polpa asciutta. Ok. Quindi mescoliamo. Benissimo. E a questo punto molto semplicemente riempiamo i nostri pomodori. Ci mettiamo. Mettiamo sulla nostra insalata. Ecco qua. E ci mettiamo anche l'altro coperchietto. La nostra fogliolina di basilico.
mettiamo un po' di salsa sulle nostre uova, che ci sta bene, il nostro vette sole. Ecco qua. Ecco fatto. Che dire, il nostro piattino è pronto, molto semplice, veloce. Potete utilizzare anche una maionese già pronta, non è un problema. Chiaramente con questa che rimane ci potete condire altri pomodori, ci potete fare dei toast, tutto quello che vi piace, un panino, o semplicemente mangiarla così con una carota, con quello che volete. Come vedete, è un bel piatto, si presenta bene, è fresco, è estivo. Abbiamo messo insalatina, olivette, uovo sodo, carota, cetrioli, i nostri pomodori, il tonno e la maionese. Quindi c'è di tutto e di più, è un piatto completo, completissimo, fresco e salutare. Bene, anche per oggi abbiamo fatto. Abbiamo fatto una ricettina diversa, più fresca per quest'estate. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti quanti. Alla prossima ricetta. Ciao!